Siamo giunti alla quarta puntata di What If. Oggi parliamo di Stefano Strano, eh sì, Dottor Strange. Una puntata in cui ci mostrano cosa sarebbe accaduto se, invece di perdere le mani, Steven avesse perso il cuore. E questo che cosa significa? Significa che ci mostrano uno Strange distrutto dentro dalla perdita del suo amore, ovvero Christine. L'inizio della puntata infatti si apre con Strange, che prima di diventare appunto Strange, e si trova in auto con la sua Christine. Purtroppo però avrà un incidente dove Christine perderà la vita. E Strange, una volta poi diventato stregone, una volta sconfitto Dormammu, insomma, una volta fatto comunque quello che abbiamo visto bene o male nel primo film di Doctor Strange, cercherà in tutti i modi di provare varie versioni alternative per vedere se riesce a trovarne una dove Christine non muore. Ma purtroppo non esiste una realtà in cui Christine non perde la vita. L'antico cerca di farle capire che non ci sono alternative, che provare a riportarla in vita porterebbe a catastrofi ancora peggiori, ma Strange non vuole sentire ragioni. Strange è veramente logorato all'interno, cerca una soluzione attraverso degli incantesimi, diciamo pericolosi, incantesimi che lo portano a diventare sempre più cattivo e a perdere completamente la ragione. E a un certo punto vediamo che Strange si sdoppia, ha due personalità, una, diciamo, razionale e l'altra completamente fuori di sé. La versione però cattiva di Strange ha raggiunto ormai un potere talmente grande che è incontrastabile. E alla fine questo Strange riesce anche nel suo intento, riesce anche a recuperare il suo amore, ma le conseguenze per riportare in vita Christine sono disastrose. Infatti praticamente distrugge il pianeta e qui per la prima volta vediamo che Strange si rivolge all'osservatore, l'osservatore che finora non aveva mai parlato con un personaggio della storia che stava raccontando, e quando Strange cerca aiuto perché capisce che ha fatto una bella cavolata, l'osservatore dice che non può aiutarlo perché appunto non si può modificare il corso degli eventi. E quindi vediamo che Strange riesce nel suo tentativo di recuperare Christine, ma la perde dopo 2 secondi perché comunque ormai il mondo sta per essere distrutto. Ed è un finale veramente triste, perché Strange perde comunque l'amore della sua vita, distrugge il mondo. Però bella puntata, mi è piaciuta. Il personaggio di Strange è sempre tanta roba se è trattato come si deve. E nonostante alla fine la puntata non sia niente di incredibile, perché poi alla fine l'unica variazione che c'è in tutto ciò è appunto la morte di Christine e l'arrivo di questo Strange un po' malefico. Però ci sta, alla fine è una storia semplice che si lascia da guardare. Carino, carino, molto carino questa puntata. Vediamo la prossima che cosa ci aspetta. Sto aspettando con ansia la puntata con gli Avengers Zombie, dove dovrebbe comparire anche Spider-Man, e vedremo che cosa combinerà il personaggio in quella puntata. La prossima puntata dovrebbe riguardare Thor. Poi dovrebbe arrivare Tony Stark e poi alla settima dovrebbe esserci Marvel Zombie con Spider-Man. Comunque, bella puntata anche questa settimana, molto carina. Ditemi voi cosa ne pensate. Ragazzi, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Twitch, attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Se siete abbonati al canale Twitch, in descrizione il link per il gruppo Telegram per entrare. Detto questo, ragazzi, vi saluto e come ti ci vediamo settimana prossima e anche su Twitch, ovviamente, per approfondire ancora l'argomento. Un saluto a tutti e alla prossima.